I militari di Israele che invadono il sud del Libano per combattere Hezbollah e il lancio di missili su Tel Aviv da parte dell'Iran. Il futuro della NATO sotto la guida del nuovo segretario generale Mark Rutte e il governo di centrodestra in Francia che annuncia nuove tasse e lega il suo destino alle scelte di Marine Le Pen. È mercoledì 2 ottobre e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. Nelle ultime 36 ore, l'escalation del conflitto in Medio Oriente ha vissuto altri due momenti cruciali. The Israel Defense Forces is conducting limited and targeted raids along Israel's northern border against the threat Hezbollah poses to civilians in northern Israel. Come spiegato dal portavoce dei militari Daniel Agari, lunedì sera Israele ha condotto dei raid limitati e mirati lungo il confine con il Libano per colpire alcuni obiettivi di Hezbollah. E ieri sera, mentre nel quartiere di Jaffa a Tel Aviv un uomo sparava e uccideva almeno 8 persone, su Israele sono piovuti missili lanciati dall'Iran, la Repubblica Islamica che di Hezbollah è il principale sostenitore. Ma andiamo con ordine, ripartendo da lunedì sera. Guido Olimpio, esperto di terrorismo e Medio Oriente del Corriere, mi ha raccontato cosa si sa della parziale invasione via terra dei militari israeliani in Libano. L'operazione non sembra all'inizio una vera e propria invasione ampia, probabile che vada per fasi, quindi nelle prime ore hanno cominciato a neutralizzare delle postazioni. Sappiamo che gli Hezbollah hanno dei tunnel probabilmente più sofisticati e più estesi di quelli di Hamas, hanno eliminato dei depositi, probabilmente hanno anche cercato di colpire batterie di missili, postazioni, insomma una fase preparatoria e anche una fase di test, di vedere quali sono gli eventuali punti deboli dell'Hezbollah, quali sono le criticità, se ci sono delle aree dove loro possono sfruttare, no? Ed entrare in maniera più massiccia e pesante, perché l'Hezbollah è vero che è stato privato dei suoi capi, è vero che ha perso molti ufficiali, comunque è una struttura che è stata concepita e pensata ad agire anche in modo autonomo, quindi l'Hezbollah non ne deve sconfiggere l'esercito israeliano, ma lo deve ingaggiare e tenerlo il più possibile sulla corda, quindi in qualche modo logorarlo se può, e quindi si può accontentare, no, di usare delle tattiche difensive, e quindi Israele secondo me sta cercando di preparare il terreno e vedere poi se ci sono le condizioni e anche il momento diplomatico per andare più a nord verso il fiume Litani. Il fiume Litani, che taglia il Libano da est a ovest parallelamente rispetto alla cosiddetta Blue Line, cioè il cuscinetto sotto il controllo dell'ONU che divide il paese da Israele, è al centro della risoluzione ONU 1701. Nel 2006, dopo una guerra durata 34 giorni, con quella risoluzione si chiedeva la fine delle ostilità, il ritiro delle truppe israeliane dal territorio del Libano, la smilitarizzazione di Hezbollah, il suo ritiro a nord del fiume e l'affidamento della zona di confine all'esercito libanese e alle Nazioni Unite. La risoluzione però è stata applicata solo in parte, con Hezbollah che ha accumulato centinaia di migliaia di razzi e missili a ridosso di quella zona, gli stessi che poi ha iniziato a lanciare verso il nord di Israele dopo il 7 ottobre 2023. Ora i carri armati israeliani hanno fatto i primi raid sul territorio libanese. Con quale obiettivo concreto è difficile dirlo. Il governo di Netanyahu ha detto che lui vuole mettere in sicurezza gli abitanti della zona nord di Israele, circa 60.000 persone che sono stati costretti a lasciare le proprie case per timore dei razzi, dei colpi di mortaio, dei bombardamenti da Hezbollah. E quindi vorrebbero spingersi fino al fiume Litani, che è una fascia abbastanza profonda, circa 50 chilometri, anche meno, dipende dai punti, e creare una fascia dove non dovrebbero esserci più Hezbollah. Rispetto alla Hamas, Hezbollah ha circa 50.000 uomini, soprattutto ha un numero altissimo di missili e razzi, più potenti di quelli di Hamas, con un raggio d'azione molto ampio. In più, mentre Hamas opera in un'area ristretta, Gaza è veramente una gabbia, non ha possibilità di sfogo, l'Hezbollah può in teoria ricevere aiuti dalla Siria,
attraverso la valle della Bekaa, la Siria è un alleato dell'Hezbollah. Infatti Israele più volte ha colpito i convogli di camion, i rifornimenti, anche leader ufficiali che operavano in Siria per conto dell'Hezbollah. Possiamo così dire una pipeline, una linea di rifornimento che gli permette di tenere e di andare avanti. E poi un'organizzazione storicamente forte e solida. Certamente però in questa fase c'è una grossa incognita su Hezbollah, che pure è molto più attrezzata di Hamas. Quanto hanno inciso le perdite, e non mi riferisco solo alla morte del leader Hassan Nasrallah e dei suoi collaboratori più stretti importanti, ma soprattutto delle decine e centinaia di ufficiali che Israele ha eliminato dal 7 ottobre ad oggi. Eliminazioni che sono servite a privare le unità migliori dell'Hezbollah dei suoi capi. Però nessuno sa veramente quanto è debole, quanto abbia sofferto, diciamo, da questa situazione. Siccome Hezbollah è l'organizzazione più legata all'Iran tra le varie forze che compongono il cosiddetto asse della resistenza, gli occhi del mondo erano puntati proprio su Teheran per capire come avrebbe reagito. E la prima risposta è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando l'Iran ha lanciato circa 200 missili su Israele, stavolta colpendo anche Tel Aviv e facendo suonare gli allarmi in tutto il paese. Oh God. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. Gli Stati Uniti avevano anticipato poche ore prima che ci sarebbe stato un attacco, perché, come era già successo lo scorso aprile, prima di uno scenografico lancio di centinaia di droni quasi tutti neutralizzati, anche ieri l'Iran ha di fatto avvertito la comunità internazionale di quello che stava per fare, come se non volesse rischiare di fare troppi danni. Vedremo se si fermerà qui e se e come risponderà Netanyahu. Di sicuro la quantità di attori coinvolti ormai in questo conflitto in Medio Oriente può far parlare già di una guerra regionale, il cui apice potrebbe essere ancora lontano, anche perché la diplomazia in questo anno non ha portato a nessun tipo di distensione. Il Medio Oriente è da sempre in guerra, no? Lo sappiamo, però rispetto al passato ci sono delle variabili nuove. Quali sono? Sono le milizie. Cito sempre gli Houthi nello Yemen, un movimento alleato dell'Iran che però ha una sua agenda e che comunque ha dei mezzi per incidere su una delle vie d'acqua più importanti al mondo. E questa è un'entità che agisce con una sua linea. Certo, raccoglie suggerimenti e qualche volta forse delle imposizioni dall'Iran, ma al tempo stesso, se vuole andare per la sua strada, va. E quindi come tratti con un movimento di questo tipo? Non puoi trattare, è difficile. E quindi la moltiplicazione di questi attori rende anche complicata la ricerca di qualche soluzione. Faccio un'ipotesi: se ci dovesse essere una tregua a Gaza, sarebbe interessante vedere cosa fanno gli Houthi, no? Hanno detto che loro si sarebbero fermati, ma non c'è questa certezza, perché loro potrebbero trovare un pretesto. Ora, il problema non sono gli Houthi, ma cito questo caso per dare l'idea di come la diplomazia sia di fronte a problemi insormontabili. Se c'è un dato di fatto è che le grandi potenze, non importa se Stati Uniti, Cina, Russia, Unione Europea, nessuno oggi è in grado di poter intervenire in maniera assoluta, definitiva, per mettere fine a una crisi. To mark that moment, I will hand you this gavel donated to NATO in 1963 by Iceland. Consegnandogli un antico martelletto vichingo donato dall'Islanda nel 1963, il segretario generale uscente della NATO, Jens Stoltenberg, ha ceduto il posto al suo successore Mark Rutte. L'ex primo ministro olandese, 57 anni, era stato eletto il 20 giugno 2024, ma il suo mandato è iniziato ufficialmente ieri con un breve discorso in cui ha spiegato come sarà impostata l'azione dell'Alleanza Atlantica per i prossimi 5 anni. Naturalmente tenendo conto di variabili come le elezioni americane, la situazione in Medio Oriente e i rapporti con la Cina. Tutte situazioni di cui ieri Rutte non ha parlato, ma che restano inevitabilmente quantomeno sullo sfondo. A riassumermi i punti fondamentali del primo intervento di Rutte da segretario generale della NATO è stato Giuseppe Sarcina, l'inviato ed editorialista del Corriere che segue la diplomazia internazionale. Il primo è quello di raggiungere l'obiettivo del 2% della spesa
per la difesa, che era un obiettivo fissato nel 2014 nel vertice della NATO in Galles. In sostanza tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica si devono impegnare a spendere almeno il 2% del proprio PIL in spese per la difesa, non necessariamente per la NATO, ma spese per la difesa nazionale. Mancano all'appello 8 stati, sono l'Italia, il Belgio, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Slovenia, la Spagna e il Canada. Secondo Rutte, investire ancora di più nella difesa è necessario per poter essere all'altezza, in particolare, di due sfide. La prima, naturalmente, è la guerra in Ucraina e quindi affrontare un nuovo ritmo che la Russia ha imposto ormai da mesi alla guerra, con continui attacchi sulle città ucraine e, più in generale, cercare di rafforzare la resistenza di Zelensky. Per fare questo, naturalmente, oltre alle spese degli aiuti in armi, servirà anche una volontà politica, e quindi questo sarà uno degli obiettivi che dovrà cercare di raggiungere Rutte, cioè di mantenere quella compattezza tra gli alleati che tutto sommato ha segnato gli ultimi due anni dell'Alleanza Atlantica sotto la guida di Stoltenberg. L'altro obiettivo però è anche quello di frenare in qualche modo le ambizioni e la spinta di Zelensky, che vorrebbe un percorso più accelerato dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Non ci sono al momento le condizioni, una fra tutte, ricordiamo che lo statuto della NATO impedisce a un paese dove è in corso un conflitto di entrare nell'alleanza, perché questo automaticamente farebbe scattare l'impegno previsto dall'articolo 5 di correre in soccorso a chi viene aggredito. Quindi in sostanza, se l'Ucraina dovesse entrare oggi nell'Alleanza Atlantica, vorrebbe dire che la NATO, solo per questo fatto, entrerebbe automaticamente in guerra con la Russia. Questa questione è direttamente collegata a un terzo punto chiave, i rapporti con l'Unione Europea. Questo è un aspetto che si sta complicando con la nuova Commissione Europea, che si è formata proprio nelle ultime settimane. La Presidente Ursula von der Leyen ha deciso di istituire un commissario per la difesa, quindi adesso bisognerà capire quali saranno i rapporti tra la NATO e questo progetto di difesa comune europea. In realtà già nei mesi scorsi c'erano stati diversi incontri tra Stoltenberg e Ursula von der Leyen. L'idea condivisa praticamente da tutti i leader è che l'Unione Europea potrà al massimo rafforzare, diciamo così, un secondo pilastro, ma stando sempre nel quadro della NATO. Per questa è l'idea che viene soprattutto spinta dai paesi dell'Est Europa, dalla Polonia, dai paesi baltici, eccetera, perché c'è la convinzione che senza gli americani non sarebbe comunque efficace il sistema di difesa europeo. Quindi, almeno per un lungo periodo, la NATO rimarrà il punto di riferimento in termini di difesa anche per l'Europa, e il lavoro che Ursula von der Leyen ha avviato con questo commissario dovrà integrarsi in una strategia decisa però dall'Alleanza Atlantica e quindi con il concorso soprattutto degli americani. Acceptant la proposition du président de la République d'être le premier ministre de notre pays. Ieri pomeriggio Michel Barnier, l'uomo incaricato da Emmanuel Macron di formare un governo in Francia, ha pronunciato il suo primo discorso davanti al Parlamento, illustrando l'indirizzo politico del suo nuovo esecutivo. Un governo che, come mi ha raccontato Stefano Montefiori, corrispondente del Corriere da Parigi, è in sostanza di centrodestra. La coalizione che in questo momento è al potere in Francia, comunque ha espresso il governo Barnier, è una coalizione fatta fondamentalmente dei deputati che un tempo si sarebbero definiti macronisti, e in qualche caso oggi loro stessi non amano più questo termine, è il gruppo di Ensemble pour la République, poi dei gollisti, dei Républicains che non sono passati direttamente a Marine Le Pen, e poi c'è anche un deputato, diciamo, di area di sinistra che è l'unico che ha accettato di far parte del governo, di Emigo, che è il ministro della giustizia, ma insomma viene visto un po' come la dimostrazione di Barnier di voler fare un governo di unità nazionale aperto a tutte le sensibilità.
In realtà è un governo spostato più a destra rispetto ai precedenti e questo ovviamente provoca le proteste della sinistra, che sostiene di avere vinto o quasi le ultime elezioni e quindi parla di negazione della democrazia. Tutto il progetto che è stato presentato ieri da Barnier si regge sulla condizione che Marine Le Pen non voti la mozione di censura che verrà presentata forse già questo venerdì dalla sinistra. E questo è un po' il paradosso del momento politico in Francia. Dopo che le cosiddette forze repubblicane si erano di fatto alleate per scongiurare una vittoria di Le Pen al secondo turno delle elezioni legislative della scorsa estate, ottenendo di farla arrivare solo al terzo posto, ora il Rassemblement National è l'ago della bilancia e quindi va tenuto in grande considerazione. Anche per questo, ieri Barnier ha iniziato ricordando la studentessa 19enne Philippine, uccisa nel parco parigino di Bois de Boulogne da un 23enne marocchino già condannato per stupro e che avrebbe dovuto essere espulso dalla Francia. Il fatto che Barnier abbia evocato questo fatto di cronaca e poi abbia molto insistito sulla necessità di recuperare il controllo dell'immigrazione corrisponde sicuramente a una sua visione autonoma, ma anche alla richiesta che gli viene dall'Assemblea Nazionale. Barnier poi ha ricordato che questo governo nasce in condizioni eccezionali, non è un governo come gli altri, non solo perché non ha una maggioranza assoluta e se la deve un po' cercare ogni volta in Parlamento, ma perché la situazione della Francia è drammatica da un punto di vista di conti pubblici. Le finanze francesi sono in crisi, il debito pubblico è colossale, Barnier lo ha definito una spada di Damocle che pende sulla Francia e quindi ha chiesto a tutti i deputati di mettere da parte le rivalità politiche e cercare di pensare al bene supremo della Francia, che si concretizzerà subito perché bisognerà approvare una legge di bilancio che comincia almeno a risanare un po' le finanze pubbliche francesi. Per questo Barnier ha anche annunciato un aumento delle tasse che dovrebbe riguardare però soprattutto le classi privilegiate, le grandi aziende che fanno immensi profitti e risparmiare la classe media. Dopo il discorso di Barnier, la prima a parlare è stata Marine Le Pen, che ha di fatto elencato le condizioni per non votare una censura del governo. E oltre a non toccare le classi popolari con le nuove tasse e introdurre una nuova legge elettorale proporzionale, il Rassemblement National chiede un'altra cosa, ancora più complicata. Marine Le Pen poi pretende che entro il primo trimestre del 2025 il nuovo governo emani una nuova legge sull'immigrazione, molto più dura di quella che era stata approvata a fine del 2023 e che aveva provocato grandi proteste, grandi manifestazioni in tutta la Francia da parte della sinistra, non solo, perché considerata troppo dura e anche in contraddizione con i principi storici francesi. In particolare quella legge introduceva per la prima volta il principio di una preferenza nazionale, cioè una distinzione tra francesi e non francesi, nella vita quotidiana in questo paese, che era sembrato a molti proprio un punto di non ritorno nel secondare le richieste dell'Assemblea Nazionale. Marine Le Pen vuole una legge ancora più dura e la vuole subito, cioè anche precisando i tempi all'inizio del prossimo anno, in particolare cercando di fare e di rendere esecutivi quei decreti di espulsione che spesso rimangono invece non applicati perché i paesi verso i quali immigrati clandestini devono essere rimandati, devono essere espulsi, tardano a inviare alle autorità francesi i lasciapassare. Questo è stato per esempio il caso della persona che aveva già violentato una ragazza e che poi ha ucciso Philippine nel caso di cronaca che evocavo poco fa. Ed è proprio questa legge sull'immigrazione che rischia di far tremare il governo tra un centinaio di giorni, se ci arriverà. Se è ragionevole pensare che alla fine in questi mesi una legge di bilancio verrà approvata, un momento forse fatale per il governo potrebbe essere all'inizio del prossimo anno la discussione di questa nuova legge dell'immigrazione, che è la seconda condizione posta da Marine Le Pen. Come sempre, grazie per averci ascoltato e grazie a Stefano Montefiori, Giuseppe Sarcina e Guido Olimpio. Noi con Giorno per Giorno torniamo domani. Giorno per giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Editing di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.